Arrivederla, cara signora, non si preoccupi. Vedrà che tutto si accomoda. Grazie, avvocato. Arrivederci. Klaus, cosa ci fai tu qui? Posso parlarti? Certamente. Accomodati. E il suo appuntamento? Lo rimandi. Ma è già la seconda volta. Lo so, ma non fa niente. Sono i tuoi cavalli che ti preoccupano. Io vorrei divorziare. Ho bisogno del tuo aiuto. Come amico o come avvocato? C'è qualche differenza? Certamente. È l'avvocato che deve occuparsi del mio divorzio. Allora avrei il dovere di discutere con te tutte le conseguenze di una separazione, come la divisione dei beni, l'assegno mensile di Angela e così via. Come amico... So che cosa hai da dirmi. Questi sono i documenti che occorrono. Ascoltami. Come amico tuo e di Charlotte, non voglio assumermi la responsabilità. Se non sai neppure com'è andata. Cerca di non fraintendermi, Klaus. Non posso avere come clienti persone con cui ho forti legami di amicizia. Rischierei di non essere obiettivo. Voglio bene a Charlotte. E anche a te, naturalmente. Tua moglie sa che sei qui. No. Vuoi dirmi che non avete ancora parlato del divorzio? No, no. Vivete già separati? No, ma voglio divorziare. Non ce la faccio più ad andare avanti così. Sono sicuro che impazzirei. Ma non volevate trasferirvi in Andalusia per impiantare un allevamento di cavalli? Questa era la mia intenzione. Charlotte non vuole? Vedi, Renz, all'inizio non voleva nemmeno parlare dei miei progetti. Diceva che secondo lei ero completamente pazzo. Poi ad un tratto tutto è cambiato. Si è data da fare per organizzare un eventuale trasloco. Pensa, ha perfino deciso di vendere la casa. Si è informata per la scuola di Angela e si è anche messa a studiare lo spagnolo. Quindi tutto è a posto? Ma no, niente a posto, ma possibile che non capisci? Scusami. Io voglio andarmene in Spagna con Angela. Senza Charlotte. Solo con Angela. Charlotte non si è mai interessata alla mia vita sportiva. I miei successi le sono solo serviti per fare bella figura in società, per il prestigio. Ma adesso che non sono più in vista, è che i ricordi delle mie vittorie si sono persi nel tempo e che non conto più. Lei vede la situazione in termini diversi. Ma si trasferirebbe volentieri in Spagna o no? Si tratta solo di apparenze. Adesso le riesce sempre più difficile vivere senza i miei successi. Vedi, Renz, una volta ero un campione conosciuto in tutto il mondo con 24 titoli al mio attivo. Ma ora tutto è finito. Acqua passata. Per lei sono un relitto. Nient'altro che un povero relitto. Ma dai, Klaus. Cosa? Scusami. È doloroso ammetterlo, ma Charlotte mi disprezza. Te l'ha detto in faccia? No, certe cose si capiscono. Io invece ho tutta un'altra opinione sul comportamento di tua moglie. Se ha trovato il coraggio di lasciare la sua città e i suoi amici, vuol dire che ti vuole un gran bene e devi metterti l'animo in pace. No, invece è meglio che ci dividiamo subito, è l'unica soluzione. Almeno potrò ricominciare tutto da capo. Con lei dietro non ci proverei nemmeno. Quello che stai dicendo, Klaus, è irrazionale. Ah, davvero? Per questo tutta la mia vita è irrazionale. L'altro ieri ho dato le dimissioni dal mio lavoro, così, senza che ci fosse stato un motivo. Figurati che Charlotte non mi ha neanche chiesto il perché. Tu la conosci, sai come la pensa. Non mi ha rivolto neanche un minimo rimprovero. Se sei convinto di poter vivere solo in questo modo, fai molto bene ad andartene in Andalusia da solo. Quasi quasi ti ammiro. Parlerò con Charlotte domani. E se avrò l'impressione, come sostieni tu, che lei non è sincera con te, sono pronto a patrocinare la tua causa di divorzio. Cosa hai intenzione di fare? Chiedere il divorzio. Ho l'impressione che faccia sul serio. Bisogna volergli bene alla follia per continuare a sopportare tutte le sue stravaganze. Sai, lui si aspetta sempre che tutto il mondo penda dalle sue labbra. Ma stavolta non ho intenzione di dargliela vinta. Non credo di meritarmelo.
L'ho sempre aiutato. Vuoi dire che sei disposta a trasferirti in Andalusia? Ti ho già detto che gli voglio ancora bene, malgrado tutto. Ti basta? Sì, è chiaro. Naturalmente all'inizio ero contraria. Come si può piantare tutto così all'improvviso per andare in Spagna ad allevare cavalli? L'ho rimproverato come si fa con un bambino capriccioso. Ma non c'è stato modo di convincerlo. E poi mi sono abituata al pensiero di ricominciare da capo. Dopotutto sarebbe stato come provare a tornare giovani. Quando l'altro ieri mi ha detto che si era licenziato, certamente è stato un colpo duro, ma sono riuscita a digerirlo. Adesso però questo non l'accetto. Non mi va il pensiero di un divorzio senza colpa. Non credo di meritarmelo. Abbiamo vissuto insieme 18 anni e gli sono sempre stata vicina. Fino a quando mi è stato possibile ho incoraggiato tutte le sue ambizioni sportive, anche quando trascurava il lavoro per andarsi ad allenare. Non gliel'ho mai fatto pesare. Charlotte, io sono pienamente convinto che tu sia stata una buona moglie per lui. Credo che Klaus stia attraversando una crisi. Nella quale però si è cacciato con le proprie mani. Forse ha paura del futuro. O forse gli fa paura l'idea di trasferirsi. Allora perché non cerca di parlarne con me, invece di comportarsi come un bambino? Adesso ha bisogno del tuo aiuto molto più di prima. E chi glielo nega? Gli parlerai? Sì, certo. Ben arrivato, Klaus. Benvenuta, signora. Buongiorno. Ciao, Angela. Buongiorno. Cara Charlotte, cara Angela, tieni l'ombrello, per favore. Cara Angela, mio caro, carissimo Klaus. È una gioia avere fra noi un cavaliere così famoso e che ha onorato il mondo dello sport. Caro Klaus, cara Charlotte, e tu, cara Angela, insomma, voi tre insieme sarete i protagonisti assoluti e incontrastati della caccia alla volpe di quest'anno. La gloria, insomma, di tutta la manifestazione. Benvenuti ancora una volta, sì? Grazie. Scusate tanto, ma sapete, i discorsi non sono il mio forte. Davvero, grazie Charlotte. Benvenuto Klaus. Un discorso fantastico. Bene. Senta Klaus, è vero quello che si dice in giro di lei? Di che si tratta? Dicono che lei si trasferirà in Spagna, è vero? Sì, questa è la mia intenzione. E qui abbandona tutto? Sì, tutto. Ti faccio sellare Golden Age. Grazie, tesoro. Klaus, posso presentarle il redattore del nostro giornale locale? Prego, il signor Hesp. Buongiorno, signor Sultan. Buongiorno. Come va? Piacere. Signor Brinkstedt? Posso rivolgerle qualche domanda? Beh, se non può farne a meno. Cosa spinge un campione mondiale come lei, famoso in tutto il mondo? Lo ero 7 anni fa, mio caro. Ah sì, ma ancora oggi può vantare un'indiscussa superiorità rispetto ai soci di questo circolo. Beh, lo spero. È vero che lei farà la parte della volpe e qualcuno dovrà raggiungerla e strapparle la coda? Sì, esatto. Crede che fra gli uomini e le donne partecipanti ci sia una persona in grado di poterla raggiungere? Qui intorno ho visto amazzoni e cavalieri. Dove lo posso dire? Per lei tutto questo ha solo il valore di un gioco, semplicemente. Un gioco? Ah, sì, sì, anche, naturalmente. Thank you.
sono già degli accordi? Che cosa vuol dire? Intendevo dire, c'è già stabilito chi fra tutti i partecipanti abbia il diritto di raggiungerla. Signora Esporra, basta, va bene? Oh, mi scusi tanto, signor Schultz. Angela, prendi parte anche tu alla gara? La mamma lo sa. Ah, sì, strano. Beh, sono contento. Sii prudente, però. Non posso, ho intenzione di vincere. Allora sarò costretto a volare, Angela. Scusi, permette ancora una domanda? Sì, dica. Ti prenderò, papà. Ha motivi particolari per partecipare ad una manifestazione del genere? L'amicizia con il dottor Schultz. Ah già, e nient'altro? L'ambizione. Sul serio? Voglio scriverlo. Dirò ai miei lettori che un ex campione come lei si sente appagato quando partecipa ad una caccia alla volpe. Sì, bravo. E non c'è altro? Oh, grazie, cara. Posso presentarvi? Questo è il signor Esp. Wilhelm Esp. Già, mia moglie. Gentile signora Brinkstedt, lei sarebbe in grado di spiegarmi come mai suo marito ama prendere parte a manifestazioni di questo genere? No. Ma certo. Ah, sì? Per questi. Vuol dire che corre a pagamento? Sì, amico mio, vengo pagato bene per fare la parte della volpe. È già la terza volta in un mese che partecipo a questa specie di caccia. E non sarà l'ultima. Perché non corro per la gloria io, ma per i soldi. Klaus, ti prego. Credevo lo facesse per hobby. Da principio. Adesso ricevo 1000 marchi per ogni caccia alla volpe. Le piace la mia risposta, signor Esp? Sì, posso citarla? Faccia come vuole. E grazie per l'intervista, signor Brinkstedt. Speriamo che le serva per la sua carriera, caro Esp. Thank you.
Dunque, vediamo. Le copie vanno inviate all'ufficio centrale del ministero, all'intendenza di finanza e poi... Beh, è venuta l'ora di dare la pappa a mio Felix. Buongiorno. Buongiorno. Dottor Rush, è arrivato il signor Matula. La faccio entrare. Grazie. Buongiorno. Salve, Matula. Benvenuto all'Amnicura. Beve qualche cosa? Una birra. Senta, le dispiace lasciare socchiusa la porta? Signora Smith, una birra per il signor Matula, grazie. Arrivo. Fredda, per favore. Sì. Mi scusi, ma oggi il mio citofono non ha intenzione di funzionare. Signor Matula, si sieda. Io sono Rush. Su, si accomodi, prego. Signor Matula, sa, qualcuno mi ha parlato di lei come di un ottimo investigatore privato. Grazie. Non ha torto, credo. Oh, davvero? Magnifico. Signor Matula, le piace l'equitazione? Sì, in televisione. Lei beve spesso? Soltanto quando ho sete. Meno male. Preferisco non lavorare con persone a cui piace l'alcol oltre una certa misura. E quale sarebbe questa misura? Io ho una certa esperienza. Beh, lasciamo perdere. Signor Matula, le dice qualcosa il nome di Klaus Pringstedt? Sì. Ha saputo anche della sua tragica morte? Sì, l'ho letto sui giornali. Beh, allora? Allora cosa? Dove vuole arrivare? Ma dico, a lei sembra davvero possibile che un ex campione di equitazione come lui possa cadere da cavallo? Perché no? Sì, va bene, però lui si è anche rotto l'osso del collo. Un mio amico che corre in bicicletta, un giorno facendo una passeggiata con la fidanzata, è andato a finire proprio contro un albero. Può succedere. Ah? È buffo comunque, ma... Signor Matula, ha mai avuto il dubbio che un campione di prima grandezza come Brinkstedt abbia voluto cadere apposta da cavallo per suicidarsi? Davvero? Sì, ma si tratta ovviamente solo di una mia ipotesi, sa? Insomma, lei sospetta che Brinkstedt abbia provocato lui stesso l'incidente per suicidarsi, perché se è così l'assicurazione non deve pagare, vero? Potrebbe, signor Matula, potrebbe non pagare. Come lei sa, i nostri contratti implicano tutti una clausola di riserva per i casi di suicidio. Mi scusi, ma è ora che annaffi le piante. Ma questa clausola ha una scadenza, se non sbaglio. Oh, certo, ma non dopo i 6 mesi. Ho capito. Klaus Brinkstedt aveva stipulato un'assicurazione sulla vita soltanto 6 mesi fa. Di oltre 500.000 marchi. E il premio viene raddoppiato? Oh, sì, in caso di incidente. Ma naturalmente io ne faccio una questione di principio, signor Matula, solo di principio. Allora lei è convinto che Brinkstedt si sia condannato a morte perché la sua famiglia potesse riscuotere il premio? Cos'è questo, un coccodrillo domestico? Oh, la prego, signor Matula, dove ha gli occhi, scusi? Questo è un teio, è un prezioso esemplare di teio. Ah, allora è convinto della sua ipotesi? Oh, sì, naturalmente, lo troverà in qualsiasi testo di scienze naturali. Ma no, parlavo di Brinkstedt. Quale Brinkstedt? Ah, già, dimenticavo, mi scusi. Sì, certo, per prima cosa, la brevità di quella cavalcata. In secondo luogo, il tipo di incidente e il posto dove è accaduto, chiaro? Beh, se ricordo bene, Brinkstedt è caduto su uno spuntone di roccia. Oh, sì, l'unico punto pericoloso di tutto il percorso. Strano, vero? E perché? Se un nuotatore vuole uccidersi, non ha bisogno di acque profonde. E un corridore automobilista non deve andare a sbattere contro il pilastro di un ponte. Così come un pilota... Senta, si attenga di più ai fatti, signor Matula. Cerchi di non lavorare troppo con la fantasia. Ma io non sto fantasticando, dottor Rush. Scusi, sa, lei mi deve fornire qualche indizio. Sì, senta, io gliene posso offrire solamente uno. Uno, ma sicuro al 100%. Guardi, è qui. La sua digestione? Oh, niente affatto, si tratta della mia pelle. Nella pelle si avvertono tutte le sensazioni e le impressioni. La prego, non mi guardi come se fossi matto. Io sento subito quando c'è qualcosa che non va. È più forte di me, ci crede? Ed è proprio la mia pelle a dirmi che l'affare Brinkstedt non è molto chiaro. Si scansi, per favore. Ah, sì, certo. Io rispetto le sensazioni del suo corpo, davvero. Adesso basta divagare, signor Matula. Accetta l'incarico o lo rifiuta? Dovrei scoprire se Brinkstedt si è suicidato? Non abbiamo fatto altro che parlarne fino ad ora. E il compenso? Beh, per cominciare il minimo, si intende. Poi vedremo. No, il 10% più del minimo e 20.000 marchi se ci riesco. Deve comprarsi qualcosa di costoso? Voglio solo assicurarmi un buon pasto. Ha ragione, signor Matula. Mangiare fa bene e assicura l'energia necessaria per lavorare. Attendo un suo rapporto scritto a macchina e fornito di tutte le prove. Buon pranzo, signor Matula. Arrivederci. Arrivederci.
Mi dispiace molto, signora. Condoglianze. La ringrazio. Ho fatto in tempo per la cerimonia. Non importa. Le mie più sincere condoglianze. Angela. La tomba è là dietro, in sesta fila alla fine del campo. Sì, ci vediamo. Torniamo tutti in albergo ora. Mi farebbe piacere se venissi anche tu, Renz. Senz'altro, vi raggiungo subito. A dopo. Devo partire, scusate. Un impegno. Mi spiace, addio. Grazie, Gigi, di essere venuto. Ci vediamo presto, vero? Stia tranquilla, appena posso, devo tornare. Ciao. Ci metteremo d'accordo per quella cosa. Ti telefono io. Arrivederci. Joseph. Ehi. Cosa ci fai qui? E tu? Klaus Brinkstead è morto in un incidente. Volevo partecipare all'esequie, ma sono arrivata tardi. Lo conoscevi anche tu? Chi? Klaus Brinkstedt. L'avevo visto in televisione. E perché sei venuto? Sono solo di passaggio. Stai lavorando? Già. La paga è buona? Abbastanza. E stai svolgendo qui il tuo lavoro? Ah, io lavoro per i vivi. Ti saluto. Joseph. Senti, ho molta fretta, scusami, ma devo andare. Joseph! Ti telefono! Ciao! Joseph! Sa che diavolo stava cercando? Che intenzioni hai, Charlotte? Partirai lo stesso per la Spagna? No, sarebbe del tutto inutile. Io non me ne intendo di allevamenti di cavalli. Angela ha espresso il desiderio di restare a Francoforte. Posso fare qualcosa per voi? Sì, dovresti aiutarmi ad annullare tutti i contratti che aveva stipulato Klaus in vista del trasferimento. Hanno ancora valore legale? Ah, non saprei. Scusate, solo un momento. Io devo andare, Charlotte. Se ha bisogno di qualcosa da me, me lo faccia sapere subito. Sì, avrei proprio un favore da chiederle, dottore. Dica pure. Io vorrei che Golden Age e Milva fossero venduti. Cercherò di trovare al più presto un acquirente. Non fare così, Angela. Ne avevamo già parlato, ricordi? So che è molto attaccata a quei due animali, ma non posso farne a meno. Stia tranquilla, appena avrò trovato un compratore la chiamerò. Arrivederci. Signori, buongiorno a tutti. Scusami, Charlotte, hai dei problemi finanziari? Sì, sì, ho molti debiti da pagare, ma non è questo l'unico motivo. Ho deciso di non avere più niente a che fare con cavalli, equitazione e cose del genere. Visto, mia figlia sta pregando Schulzen di farle cavalcare ancora Golden Age. Quando l'Omnicura ci avrà pagato l'assicurazione sulla vita. Ah, Klaus aveva un'assicurazione. Sì, grazie a Dio. Spero di tirare avanti con quella. Cos'hai da guardarmi? Non sono affatto una persona insensibile. Ma devo pur continuare a vivere, anche senza marito. Molto belle, signor Hespe. Wilhelm Hespe. Ho scattato io stesso queste foto perché il fotografo quel giorno era a casa ammalato. Sono splendide. Possono esserle utili? Non tutte. Solo quelle in cui è stato ripreso il signor Brinkstead. Ha assistito anche lei all'incidente? Ah, sì. No, veramente no. Non ho potuto vedere com'è avvenuta la caduta. Nessuno era presente, nessuno. Mi dica, quel terreno era pericoloso, accidentato? Dipende. Eh beh, sì, dipende da come uno sa andare a cavallo.
Potrebbe accompagnarmi là? Ah, volentieri. Devo portare anche la macchina fotografica? Sì, è una buona idea. Qual è il suo nome? Matula. Mi occupo di corse di cavalli per un giornale. Senta una cosa, signor Matula. Citerà il mio nome nel suo articolo? Sì, stia tranquillo. Ecco, è successo qui. Come? Vede, i cavalli correvano lassù. E a un tratto il signor Brinkstead deve aver frenato il suo. Così è caduto. Ed è precipitato fino in fondo al burrone. Proprio qui, in questo punto. In questi giorni, però, mi è venuto in mente una cosa. Non so se sia importante. Dica pure. Mi ha colpito come la signora Brinkstead ha recuperato il cavallo. E cioè? Beh, l'animale continuava a correre qui intorno e lei l'ha subito preso. È strano che si sia preoccupata prima del cavallo e soltanto dopo del marito. Avrebbe dovuto pensare che... Che gli poteva essere successo qualcosa. Esatto. Non so se questo fatto sia importante, però mi ha colpito. È molto interessante, invece, signor Hespe. Lo citerà nel suo articolo o no? Non ne sono sicuro, però... Lei non è un giornalista, vero? Cosa le salta in mente? No, signor Matula, lei non è un giornalista. Io penso che di mestiere faccia o il poliziotto o l'investigatore privato. Sta cercando qualcosa che ha a che fare con la morte di Brinkstead. Come fa a dirlo? Ha scelto tutte le fotografie più brutte. Beh, di belle non ce n'erano molte. Si è interessato ad ogni particolare dell'incidente e non alla vita di Brinkstead. Sono sempre più convinto che lei stia svolgendo indagini riguardo all'assicurazione sulla vita fatta da Brinkstead. Lei mi mette in imbarazzo. Davvero? Già. De mortuis nihil nisi bene. Scusi, cosa ha detto? Tradotto in parole povere, Matula, vuol dire che non si può parlare male di una persona defunta. Già, ma io non pretendo questo. No, grazie. Tuttavia la verità si impone in certi casi. Non le sembra? È giusto. Dunque, di Brinkstead una cosa è innegabile. Era un uomo prestante. Prego, di belle maniere e molto simpatico. Ma aveva anche lui i suoi lati deboli e non erano pochi, mi creda. Per esempio, non era coscienzioso, non conosceva né la puntualità né l'ordine. Mi scusi, però voi avete lavorato insieme per molti anni. Lo feci entrare nella società perché la sua fama di campione sportivo avrebbe agito da richiamo pubblicitario. Infatti, la notorietà di cui godeva ci aprì le porte di alcuni clienti che sono sempre attratti dai grossi nomi come il suo. Per questo motivo ho chiuso un occhio su qualche sua stravaganza. Grazie. È detto fra noi, anche su qualche errore madornale. Nel complesso, però, il suo bilancio è stato positivo. Un altro richiamo pubblicitario? In un certo senso, signor Matula. La signorina diventa la mia moglie. Mi scusi. Complimenti. Grazie. Riprendiamo il discorso. Quando la sua gloria cominciò ad appannarsi e non prese più parte alle gare, anche le sue prestazioni professionali divennero meno brillanti e il suo nome scomparve dalle cronache mondane. Un goccio? Sì, grazie. Per un po' non ho interferito sulla sua attività per non provocare screzi tra noi. Poi però, quando Brinkstead fece il tentativo di trattare affari a mia insaputa, agendo di sua iniziativa, allora litigai. Che tipo di affari? Poco puliti? Lei capisce qualcosa di finanza? Ho un conto in banca. Lasciamo perdere, non vorrei confonderle troppo le idee. Comunque, quando lo venni a sapere, consigliai Brinkstead di dare le dimissioni. L'ha messo alla porta? No, lui accettò il mio consiglio e si licenziò da solo. Ah, capisco. Gli consegnai una lettera di referenze, gli strinsi la mano e lui se ne andò proprio da quella porta e riprese a cavalcare. Davvero? Sì, nelle cacce alla volpe. La sua morte può definirsi particolare, così come lo è stata la sua vita. Salute. Salute. Secondo lei è possibile che Brinkstead si sia tolto la vita? La speculazione fa parte del mio mestiere. Ma io non sottoscriverei un'azione del genere. Bene. La ringrazio per le sue preziose informazioni, dottor Müller Adorni. Se posso esserle ancora di aiuto, si faccia pure vivo.
Grazie. Arrivederci. È vago. Come ha detto? È molto vago, signor Matula. Cosa si aspettava da un caso del genere? Più precisione, Matula, più precisione. Ma si tratta solo di una bozza di rapporto. E poi questa carta e tutti questi errori di battitura. Deve stare più attento. Quando le capita di scrivere A al posto di O, deve correggere, anzi cancellare tutto e riscrivere. Sa, io faccio tutto da solo. E si vede. Per motivi di segretezza. Davvero? È un'ottima cosa. Sì, però vede, mio caro, insomma, mi stia bene a sentire. Eravamo già al corrente che Brinkstead si era licenziato dall'impiego e che voleva trasferirsi in Spagna per andare ad allevare cavalli. Sapevamo già tutto, tutto, tutto. Senta, io sono stufo. Se il mio rapporto non le piace, se lo faccia da sé e la smetta di prendermi in giro. Perché se la prende così? Stia calmo, Matula. Secondo le sue istruzioni, ho elencato tutti i possibili motivi per un suicidio. Sì, ma l'insuccesso sul lavoro è un po' poco. Però può essere un motivo. A mio avviso insufficiente. Io ho centrato il problema. Come mai Brinkstead prima lascia l'impiego, poi si fa ingaggiare dai circoli ippici per la caccia alla volpe e si compra anche una fattoria in Spagna? Le due cose non vanno d'accordo. Solo se le considera superficialmente. Inoltre, a dare ascolto a tutti i suoi amici, si trovava in ottime condizioni, sia fisiche che psichiche. Per questo dobbiamo approfondire le indagini. Mi dia retta, lei sa che la mia pelle non si sbaglia e io ho la sensazione che ci sia ancora qualcosa da scoprire. Ne è convinto? Sì, è così. Andare ad allevare cavalli in Andalusia solo per un insuccesso professionale? No, non ci credo. C'è sotto qualche altra cosa. Perciò indaghi e non perda tempo. Io le dico solamente due parole, forza e coraggio. Felix. È solo una congettura assurda. Un momento, Charlotte. Questo dottor Rush scrive in tono molto vago. Dice che... Che non vuol pagare, è chiaro. No, solo che devi pazientare ancora un po'. Senti, in considerazione dell'entità della somma assicurata, devono essere verificate tutte le circostanze che hanno condotto suo marito alla morte. E cosa vuol dire, scusa? Non lo so con precisione. Almeno per il momento. Io gli faccio causa. Calmati, Charlotte. Vedi, quando un'assicurazione sulla vita tarda ad essere liquidata, sussiste quasi sempre il sospetto che il contraente si sia suicidato. Klaus si è suicidato. In questo caso si appiglierebbe alla clausola che specifica che l'assicurazione non ha l'obbligo di pagare. Sei sicuro di quello che dici? A questa lettera c'è una sola spiegazione, secondo me, che il dottor Rush sospetta che tuo marito si sia ucciso. A me sembra incredibile. Che può escludere un suicidio. Tu conoscevi Klaus? Sì. Però l'ultima volta che l'ho visto mi aveva fatto un'impressione molto brutta. Adesso mi rimprovero. Di non aver iniziato le pratiche di divorzio? No, di non avergli telefonato più. E di non essermi più occupato di lui. I nostri rapporti erano sereni, invece. Sii sincera, Charlotte. Puoi escludere l'ipotesi del suicidio. Sì. Bene, allora rispondi. Avreste potuto vivere allevando cavalli? Con difficoltà. Altrimenti cosa gli restava? La pubblicità? Klaus si era messo in testa di lavorare come stuntman. Cioè? Gli stuntman di solito sono le controfigure che cadono da cavallo, nei film o in televisione. Ma avrebbe potuto farlo ancora alla sua età? A sentire lui, era l'unico mestiere che gli restasse. E viene pagato bene questo lavoro? Klaus sosteneva che poteva guadagnare 2000 marchi al giorno. Aveva conoscenze in questo campo. Ma non credo ci si improvvisi stuntman da un giorno all'altro. Un amico gli aveva insegnato tutti i trucchi. Quella sua caduta non sarà stata per caso in relazione col suo nuovo lavoro? No. Nella caccia alla volpe doveva solo cavalcare in testa a tutti gli altri, una cosa facilissima. Quindi tu escludi che si sia potuto procurare la morte per troppa leggerezza? È stato solo un incidente.
Fantastico! Cosa dice? Di solito impiego molti secondi in meno. Per me sei in gamba. Ti chiami Angela Brinkstead, vero? Sì, e lei? Sono Josef Matula. Che nome buffo. Mi alza la sbarra, per piacere. Uh-huh. Sai, ero un ammiratore di tuo padre. Lei lo conosceva? Sì, molto bene. Voglio diventare brava come lui. Ma lo sei già. Beh, insomma, abbastanza. Mia madre vuole vendere i cavalli. Però tu puoi continuare a prendere lezioni, no? Sì, è molto presto. Durante le vacanze andrò di nuovo in Romania. Gigi mi ha invitata e mi insegnerà tutto. Ah, in Romania. È bella. Sì. L'estate scorsa ci siamo stati 3 settimane, mio padre, mia madre e io. È stato allora che Gigi ti ha dato lezione. Anche a papà. Tuo padre a lezione? Non a lezione di equitazione, si esercitava nelle cadute. Cadute da cavallo? Si meraviglia, eh? Dimmi di che si tratta. Cadere da cavallo è un'arte. Ah, lo credo. Su, continua. Beh, io non ne so ancora niente. Credo che Gigi potrebbe spiegarglielo. La Romania è un po' troppo lontana. Cerca di raccontarmelo tu. Vuole sapere una cosa? Sì. Gigi ora è in Germania, non lontano da qui. Sta girando un film in esterni. Sono andata a trovarlo ieri. Ah, è una notizia stupenda. Però non ti fanno assistere alle riprese. Mm-hmm. Ma ogni sera lui si chiude nella sala montaggio e riguarda i giornalieri. Cosa guarda? I giornalieri. Le scene che sono state girate durante il giorno. Ah. Fantastico. Beh, andiamo avanti. No, no, ancora una volta, ti prego. Gigi, non posso. Te l'ho già spiegato, se non sbaglio. Il regista non vuole, tu sai come la pensa. Piantala. Questo è il primo montaggio. E lui non l'ha ancora visto. Togliti di mezzo. Ma quella è neve, come avete fatto a trovarla? Secondo il regista era indispensabile, così se l'è procurata. È difficile fabbricarla. Lei non è del mestiere, vero? No. Josef Matula, un amico di Angela, e quindi anche mio, te l'ho già detto, mi sembra, no? Non c'è bisogno che ti arrabbi così. E lei qual è? Quello più bravo di tutti. È divertente quando torna indietro. Gigi, dimmi una cosa. Sì. L'anno scorso ero in Spagna a girare un film e ho visto che facevano cadere i cavalli con fili di ferro tesi o con trappole nel terreno. Gli spagnoli non hanno cuore, non amano i cavalli, li tormentano e basta. Gigi invece non lo fa, Gigi vuol bene ai suoi animali. Dai, svelami il tuo segreto. Non capisco come riesci a farli cadere sempre e soltanto al momento giusto. È facile da spiegare, c'è il trucco. Sì, ma che trucco? Che trucco. Non posso dirtelo, è un mio segreto. A lei piacciono i cavalli, signor Matula? Oh, sì. Come le donne, vero? No? Le donne mi piacciono molto di più. Sempre le stesse domande. Gigi, spiegaci come fai. Su, dicelo, per favore. Sempre così. Devi capire la curiosità della gente. E perché? Sta a sentire. Questa storia forse ti spiegherà il perché. Una volta c'era una ragazza innamorata pazza di me. Di te? Sì. Oh. Lavorava in un circo. La tagliavano in due. E come facevano? Veniva segata in due in una cassa. Ogni sera segata in due. Spaventoso. C'era il trucco. Ah. Volevo assolutamente sapere qual era il trucco. Ah, sì? E lei te l'ha detto? Voleva farlo, ma non ha fatto in tempo. Un giorno le è accaduto un incidente mortale. L'hanno segata sul serio. Da allora capisco le persone che vogliono sapere come funziona un trucco. Ma tu non vuoi conoscere il mio, vero? No. Perché? Perché no? Bene, non te lo dirò mai, stai tranquillo. Su, bello, fa un sorriso a papà. Però voglio dirti come facevano prima che io scoprissi il sistema. Può darsi che la cosa ti interessi. Qui, voglio dire, nell'imbrigliatura, c'erano due minuscole placche metalliche a destra e a sinistra del cervello del cavallo. Da lì partiva un piccolo cavo collegato a una batteria nella bisaccia della sella. E da qui un altro cavo finiva nelle mani del cavaliere. Quindi chi voleva far cadere il cavallo doveva premere un bottone e peng! Una leggera scossa colpiva il cervello dell'animale che sveniva per un secondo, piegandosi in avanti sulle zampe. Intanto il cavaliere veniva sbalzato di sella. Interessante. Sì.
Adesso usi un altro sistema, vero? Beh, no, non è molto diverso. Solo in qualche cosa. Diciamo un piccolo particolare. Già un particolare. Beh, perché ora non mi chiedi cos'è questo piccolo particolare? Eh? Cosa vuoi farmi credere, Matula? Io non mi lascio abbindolare. Gigi Dinica non è uno stupido. Vuoi conoscere il mio trucco, vero? Non te l'ho chiesto. Ma lo pensi? Tu mi sei molto simpatico. Sei amico di Angela e quindi sei anche amico mio. A me però devi dire la verità. Chi sei veramente, Matula? Sei l'avvocato Renz? Eh? Ah, accidenti, scusami. Sei un investigatore privato. Sto indagando per sapere come è morto Klaus Brinkstedt. Come? E come dovrebbe essere morto? Per il momento non lo so. È Charlotte che ti ha dato questo incarico o qualcun altro? Per questo volevi scoprire il mio trucco? Fa parte delle tue indagini? Sì, mi aiuterebbe. Ti è mai capitato di veder volare i modellini telecomandati? Cavalli. Sì, grazie. Le servono anche briglie e sella? Naturalmente, è meglio che compri tutto da lei. Eccoli, sono quelli. Ecco, dottore. La perizia costa 134 marchi e 43 pfennig. È compresa anche l'IVA? Sì. Eccole il corpus delitti. Grazie, signor Stratoscheschi. Stavo Leshinsky. Oh, mi scusi. Dove la spedisco la fattura? Al mio ufficio, grazie. Posso vedere la sua carta d'identità? Perché? Devo controllare i dati. Ah. Eccola, signor Stab... Stavo Leshinsky. Già. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Grazie per la preferenza, signor Motola. Arrivederci. Grazie. È inaudito. È una cattiveria. Yuta? Sì, dica. Mi chiami al telefono il dottor Rush della Omnisicura. Subito. Grazie. Charlotte, scusami. Renz, pronto. Il dottor Rush? Cosa? Quando? Che segno? Vuole vedermi, va bene. A che ora? Dove? Alle 4. Sì, verremo, non dovete. Bene, arrivederci. Yuta, sposti alla prossima settimana l'appuntamento di oggi alle 4. Come avrai capito, il dottor Rush vuole che andiamo da lui oggi pomeriggio. Dice di avere le prove che Klaus si è suicidato. Ora andiamo a pranzo. Mi è venuta una fame da lupo.
dottor Rush. È una crudeltà mostrare questo film alla mia cliente. Oh, perché si agita tanto, caro avvocato? Le ricordo che la signora ha perso il marito in un incidente simile. Ti spiace anche a me ricorrere a certi... A me spiace la sua mancanza di tatto. Avrebbe preferito venirlo a vedere in un'aula di tribunale. Non capisco. Oh, è presto detto. Se oggi non arriviamo ad un accordo, avrà la possibilità di rivederlo davanti ai giudici. Di quale accordo parla, scusi? Della rinuncia alla liquidazione della polizza. In questo caso i giudici le chiederanno le prove che dimostrino che il marito della mia cliente si è ucciso. Infatti ne abbiamo già una. Nel caso che lei non sia in grado di produrle, io non credo. Le dico che questo film è già una prova. Cosa c'entra il film? C'entra e come? Vede, mia cara signora, il cavaliere che voi avete appena visto cavalcare in questa scena è un tale di nome Gigi Dinica. Nato a Bucarest, è conosciuto come stuntman. E con questo? Conosce anche lei il signor Gigi Dinica, vero? Sì. Deve ammettere che è un amico di suo marito. Oh, pardon, lo era, mi scusi. Sì, lo ammetto. Inoltre, lei e il signor Brinkstead avete passato la scorsa estate 6 settimane ospiti di questo Dinica, è vero? È un nostro amico. Oh, non solo amico, è stato anche maestro di equitazione di suo marito. O sbaglio? Dove vuole arrivare? Il signor Gigi Dinica ha insegnato a Klaus Brinkstead i trucchi per realizzare colpi di scena. In che modo? Mostrandogli come sia facile fermare un cavallo in corsa e come sia possibile saltare dalla sella senza far... Klaus voleva guadagnarsi da vivere. Ah, sì? Sta insinuando forse che Brinkstead si sarebbe esercitato per 6 settimane con lo scopo di suicidarsi? Beh, no, lei sta correndo troppo, non le sembra? La cosa è comprensibile perché lei non conosce l'arte di cavalcare. Io invece l'ho studiata molto accuratamente, specialmente in questi ultimi giorni. Prego, prego, la spieghi anche a me. Oh, con gran piacere, mio caro avvocato. Bene, poco fa abbiamo visto nel filmato che a seconda delle esigenze del copione esiste un metodo per far cadere un cavallo al momento giusto. Sì, ma con funi grosse come un dito. Oh, grazie, il suo intervento serve a chiarire le cose. Ma lei sicuramente sa meglio di me che oggi in questo esercizio ci si avvale di una tecnica più sofisticata, sbaglio? Ho capito. Lei sostiene che Klaus Brinkstead si sarebbe suicidato con l'aiuto di questa tecnica sofisticata. Sì, è così. Ma se... se mio marito si è ucciso in questo modo, dove erano le corde? Non si è trovato niente. Perché non legge il rapporto della polizia? Ah, lasci perdere la sua tesi, signora. Abbiamo già stabilito che esistono metodi più moderni delle corde e delle funi. Per esempio, una batteria e 2 placchette metalliche nell'imbrigliatura. Qui. Adesso comincia a incuriosire. E subito dopo l'incidente qualcuno ha pensato bene di fare sparire questi oggetti. Andiamo. Un momento, cara signora, aspetti. Quella persona aveva subito capito che se quegli oggetti fossero stati trovati sul cavallo sarebbe risultato evidente il suicidio e non l'incidente. Lei vuol dire che la signora Brinkstead... E chi altri, scusi, se no? Era l'unica che avesse un motivo per simulare un incidente, questo è chiaro. Mio marito è morto. E lui... lui mi parla così. Spiacente, signora Brinkstead, tuttavia devo pregarla di firmare questo atto di rinuncia. Lei ha sviluppato un'ipotesi molto singolare, dottor Rush. Sta accusando la mia cliente di frode ai danni dell'assicurazione. Infatti è proprio così. Vieni, Charlotte, andiamo. Bene, me lo aspettavo che lei si sarebbe opposto, avvocato Renz. Cioè... Arrivederla, dottor Rush. No, aspetti, caro Renz, resti ancora un momento. E anche lei, signora, abbia un po' di pazienza. Ho un'altra cosa da mostrarvi, vi interesserà di sicuro. Vedrete, prego, questa è l'altra prova. Beh, e che succede? Perché non entra su? Venga avanti, tocca a lei. Tu? Sì. Ma che gioco giochiamo? Anch'io devo campare. Complimenti, dottor Rush, è in gamba. Già, si ricorda, caro Renz, quando tempo fa le ho chiesto se conosceva un buon detective privato e lei mi ha fatto subito il nome del signor Matula? Le ho dato ascolto, ha visto? Sì, ma non credevo che lo usasse contro di me. Ah, sì, 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 è vero, ma il destino si beffa spesso di noi. Questa è una mia filosofia. Che facciamo? Vuoi firmare? Non ce la faccio più, ma non gli permetterò di continuare ad insultarmi. Sì, hai ragione, Charlotte. Portami a casa. Vada, ma l'avverto che ci rivedremo in tribunale. Sì? E cosa aspetta? Beh, sarebbe un peccato. Vorrei risparmiare alla signora una brutta figura in pubblico. Lei sembra molto sicuro del fatto suo. Sì, molto sicuro, infatti. Cominci, Matula. Coraggio, parla. Che accidenti aspetti? Non gridare, io faccio il mio lavoro, proprio come te. Siediti, prego. Allora, tocca a lei, Matula.
Dovevo scoprire prima di tutto se Klaus Brinkstedt avesse a disposizione qualche congegno al momento dell'incidente. Ma era impossibile stabilirlo. Cosa? Lo lasci parlare. Perché ormai era passato troppo tempo. Poi ho conosciuto Gigi Dinica e mi ha raccontato che Brinkstedt voleva diventare stuntman. Lo sapevamo, va avanti. Mi ha confidato che aveva insegnato molti trucchi a Brinkstedt, per esempio come far cadere un cavallo. Sappiamo anche questo, vado al sodo. Ha aggiunto che oggi si usano apparecchi elettronici che vengono azionati dal cavaliere stesso. O da qualcun altro. Un'altra persona? Sì, un'altra. Un momento, questa precisazione mi sembra inutile. Lo lasci parlare, per favore. Le cose devono essere andate così, riguardo a Brinkstedt. In questa imbrigliatura... Dove l'ha presa? Nella sua stalla, signore. Ed è proprio quella che portava il cavallo di Brinkstedt il giorno in cui gli accadde l'incidente. Vede, all'interno, a destra e a sinistra, ci sono tracce di colla. Hanno le stesse misure delle placche metalliche che si attaccano alle tempie dei cavalli. È naturale. Mio marito ha usato questa imbrigliatura lo scorso anno in Romania. Gigi Dinica mi ha spiegato esattamente come funziona questo congegno. Allora, come per i modellini aerei, viene inviata via radio una scossa elettrica al cervello del cavallo tramite un dispositivo di comando. La bestia perde conoscenza per un breve istante, si piega sulle zampe anteriori e il cavaliere viene disarcionato. Se l'uso di un simile apparecchio radio venisse accertato, ci troveremmo di fronte a un caso di omicidio, dottor Rush. Un momento, cosa dice? Perché un omicidio? Sì, è la mia ipotesi. Mi scusi, ma lei lavora per me o per altri? Questo non mi impedisce di dire la verità. Che gli ha preso? Se è un omicidio, dovrà pagare. All'omicida? No, alle rete. Vorrei parlarti a quattro occhi, Charlotte. Allora, dottor Rush? Pensi che sia stato un omicidio? Dopo tutto quello che ha detto il detective, sì. Hai qualche sospetto? Nulla di preciso. Davvero? Klaus aveva cercato di trattare affari per suo conto scavalcando il suo socio. Aveva imbrogliato molti clienti. Riceveva continue lettere minatorie. E puoi mostrarmele? Klaus le ha bruciate. Devo crederti? Andalusia, stuntman, cavalli, partenza da Francoforte. Cosa stai pensando? Hai detto che eri d'accordo con i progetti di Klaus e che potevi abbandonare senza rimpianti tutto quello che amavi. Era così, infatti. No, non è vero. Hai sempre odiato i suoi progetti, degni di un tipo immaturo e capriccioso. Cosa dici? Io ho amato Klaus. Ero anche pronto a partire con lui. Charlotte. Non voglio più ascoltarti, rinuncio al denaro, non ne ho bisogno. Dottor Rush. Sì? Ho deciso di firmare. Ah, davvero? Così all'improvviso? Bene, venga, venga. È una saggia decisione. Non me l'aspettavo, sa? Prenda pure una la pena. Una ritirata strategica, sono, vero? Sono veramente contento di vederla così ragionevole. Ecco, suicidio, firmi, eh? Firmi qui. Eppure tutti noi sappiamo che si tratta di omicidio. Poi anche lei lo sa, non è vero? E anche tu ne sei convinto. Foglio ancora. C'è un testimone che ricorda di aver visto la signora Brinkstedt al momento dell'incidente. Si è preoccupata solo del cavallo. Sicuramente ha staccato dall'imbrigliatura le placchette metalliche troppo compromettenti. Hai i nervi d'acciaio. Le prove erano più che sufficienti. Le mie più vive congratulazioni, Rush. Ah, sì, sì, grazie. Adesso parliamo del mio onorario, dottore. Come? Ah, sì, d'accordo. Quello che è giusto, signore. Lo sa che Brinkstedt ha una figlia? E allora? Le prove sono insufficienti. Non mi preoccupa affatto, quel Renz.
Mi dai un passaggio? Dove vai? A casa. Perché hai rinunciato a quella somma? Non volevo che Klaus morisse. Volevo solo spaventarlo e nient'altro. Volevo fargli capire che ormai era troppo vecchio per lavorare come stuntman. Mi credi adesso? Su questo potrei basare la difesa. Assumerai la mia difesa? Avrai cura di Angela al mio posto? Sì,